L'argomento di oggi sono le relazioni tra l'uomo e le piante. Ed è l'ultimo argomento che facciamo riguardo al mondo vegetale prima di passare agli animali. Beh, il mondo vegetale è responsabile, lo sappiamo, l'abbiamo già studiato, per la produzione di ossigeno a partire dall'anidride carbonica, che è quella che invece noi emettiamo con la respirazione. Ed i composti del carbonio che sono formati dalle piante, usando l'anidride carbonica appunto e l'energia che proviene dal sole, e questi composti sono i carboidrati, i grassi e le proteine, sono indispensabili per la nutrizione umana in maniera diretta o indiretta. Indiretta, cioè quando vengono consumati da animali e l'uomo poi si nutre di quegli animali. Ma il ruolo delle piante per gli esseri umani non si limita a queste due, anche se indispensabili, ragioni. In particolare, adesso parlo degli alberi, e gli alberi filtrano l'aria e ci proteggono dalle polveri sottili, gli inquinanti pericolosi per i nostri polmoni, di cui sentiamo parlare al telegiornale. Gli alberi sono dei climatizzatori naturali. Infatti, abbassano la temperatura dell'aria in estate attraverso la traspirazione, che è il processo che porta l'acqua assorbita dalle radici ad essere emessa dalle foglie. Se avete l'esperienza di aver camminato in un bosco d'estate, saprete che è un ambiente particolarmente fresco, e questo grazie all'enorme quantità di traspirazione che compiono gli alberi. In alcune zone del mondo, coperte da foreste, prima tra tutte la foresta amazzonica, l'attività di traspirazione è talmente grande da modificare il clima dell'intera regione e anche quello di tutto il mondo. L'acqua che viene emessa dalla traspirazione si concentra in forma di nubi che portano la pioggia, e questo contraddistingue proprio la foresta pluviale, cioè sono le piante a creare la nuvolosità che poi produce la pioggia e dà modo a tutto l'ecosistema della foresta di continuare a vivere. Il deserto del Sahara, pur trovandosi alla stessa latitudine geografica dell'Amazzonia, ha un clima ed un paesaggio totalmente differenti perché manca di vegetazione. Il rischio della desertificazione e che aree sempre più vaste della Terra diventino proprio come il Sahara. È un rischio che è collegato alla perdita eccessiva di biodiversità, perché quando si perde troppa biodiversità c'è una minaccia per tutta l'intera rete alimentare. E con il crollo di una rete alimentare si assiste alla scomparsa dell'ecosistema che ad essa è associato. Voi adesso siete giovani, ma è indubbio che tra qualche anno inizierete a girare il mondo e a cogliere un po' della sua meravigliosa diversità. Anche se tantissima di questa diversità è stata purtroppo persa negli ultimi decenni a causa di azioni poco considerate da parte dell'uomo, il che rappresenta un immenso danno per il vostro futuro. Questo è ancora un altro punto a favore del regno vegetale e dell'impegno nella riforestazione. Le cime degli alberi ospitano centinaia di specie animali, e per cui sono rifugio, le specie animali trovano lì il loro nutrimento, riparo. E quindi sono, come dire, un posto in cui gli ecosistemi vengono tutelati. Gli alberi fanno davvero la differenza. Infine, ci sono anche altri impieghi delle piante. Impieghi che non sono finalizzati all'alimentazione umana o animale. Nell'immagine qua c'è il cotone che conoscete probabilmente come una delle fibre tessili che compongono i vostri vestiti.
ed è una fibra vegetale. Un'altra fibra vegetale famosa è il lino, per esempio. E molte altre, come la viscosa, sono derivate da, non sono fibre naturali, ma sono derivati, lavorati derivati dalle fibre vegetali. Poi a che cos'altro servono nell'industria per usi non alimentari? Beh, ci sono per esempio le bioplastiche che stanno superando la plastica in molti ambiti, per esempio quello della produzione dei sacchetti del supermercato. Quelli adesso sono fatti di bioplastica che deriva dalle foglie del mais. Poi altri usi delle piante all'interno del mondo dell'industria sono quello del biocarburante, che viene dagli scarti, per esempio, sempre del mais, della patata, della colza, della soia. La legna è da sempre usata nelle costruzioni e come combustibile per scaldarci. Poi c'è il ruolo delle piante officinali, che custodiscono molte proprietà benefiche nella cura di malattie o nel sollievo dal dolore. E una parte preoccupante della perdita di biodiversità è la perdita di piante officinali che magari non abbiamo neanche ancora scoperto e che invece potrebbero aiutarci nella lotta contro malattie, batteri e virus nuovi. Se queste piante scompaiono prima che possiamo testare i loro effetti eventualmente positivi, non sapremo mai di aver avuto una cura fra le mani. E poi c'è anche la rimediazione ecologica, che è un altro ruolo che possono svolgere le piante. La rimediazione ecologica è un concetto più difficile, su cui forse torneremo poi in seguito, consiste nello sviluppare, generalmente con tecniche di ingegneria genetica in laboratorio, delle piante capaci di guarire l'ambiente, bonificando da certi metalli pericolosi alcune zone, per esempio, avvelenate da lavori di miniera o altri tipi di attività umane molto impattanti sull'ambiente. Questo in realtà non lo fanno solo le piante, ma si fa soprattutto con i microrganismi geneticamente modificati e è una delle aree al momento più interessanti di lavoro per il futuro nelle biotecnologie. Va bene, spero che sia stata interessante questa lezione di relazione tra l'uomo e le piante. Spero di avervi trovato interessati con questa parte, tutta la parte sulle piante in generale, e dalla prossima volta inizieremo invece ad affrontare il regno animale.